Per sapere come vengono allevati i tacchini, oggi sono ad Asola, in provincia di Mantova. Con me c'è Mariano Caceffo, che ci racconterà proprio tutto il percorso del tacchino, dalla nascita fino alla macellazione. Allora, arrivano qui negli allevamenti appena nati? Arrivano appena nati, nascono negli incubatoi, poi in giornata vengono portati negli allevamenti, che sono preparati, riscaldati, apposta per accogliere i pulcini. Ecco, poi il tacchino ha un arco di vita che è di 140 giorni per il maschio e di 100 giorni circa per la femmina. In questo lasso di tempo raggiungono un peso i maschi di circa 19 kg, le femmine di 8,5 kg, per cui poi a fine ciclo vanno portati al macello. Che densità hanno questi allevamenti? Cioè, quanti tacchini ci sono per un metro quadrato? Circa 3 per metro per i maschi e 6,5 per metro la femmina. Che alimentazione hanno? Cosa mangiano? Mangiano un alimento fatto principalmente di cereali, per cui viene diviso in periodi dove si va all'inizio con un alimento più proteico per arrivare alla fine con un alimento più energetico. È fatto dal bilanciare la soia con il grano, il mais e così via. Ma subiscono delle terapie farmacologiche durante questi 140 giorni? Ma il lavoro primo che si fa sono le vaccinazioni, per cui le vaccinazioni all'inizio vita che servono per proteggere gli animali da eventuali malattie. Subiscono dei controlli igienico-sanitari periodicamente? Sicuramente, tutte le settimane tutti gli allevamenti vengono visti da veterinari aziendali. Durante il ciclo comunque anche i veterinari delle ASL locali hanno l'obbligo di venire a verificare l'andamento dei cicli. Ma il benessere dell'animale, quindi come viene allevato, incide poi sulla qualità della carne? Sicuramente, se l'animale è in stato di benessere, per cui vive in un ambiente sano che gli confà, sicuramente la carne sarà di maggior qualità.